Presidente Ambrosi, c'è il giro di boa adesso per la Fiera del Levante, inizia un nuovo periodo, una nuova era dove la Fiera del Levante può ridiventare protagonista di una crescita o di un cambiamento territoriale a livello mediterraneo. In questo la Camera di Commercio ha una sorta di regia. In questo la Camera di Commercio ci ha creduto molto, ci crede molto ovviamente nell'importanza di un istituto fieristico sul territorio. Naturalmente l'istituto fieristico della Fiera del Levante è quello che da sempre contraddistingue questo territorio, quindi ha partecipato a questo bando con una cordata importante, forse tra il gruppo fiere più importante d'Italia, proprio perché si rende conto che deve innescare il meccanismo della rete fieristica sul territorio perché si avveri quello che lei ha detto, diventare una fiera internazionale, soprattutto diventare una fiera di riferimento nel bacino adriatico. È una necessità sentita da tutti, è un'esigenza che ormai questo territorio ha, è un'opportunità sia per quel che riguarda la nostra nazione, tenga conto che da Bologna in giù non esistono sostanzialmente altre fiere, è una necessità per tutta quella che è la macroregione adriatica, tutti i nostri vicini trasfrontalieri che hanno quasi fame di attività fieristiche per il loro territorio, ma soprattutto per capire cosa c'è dall'altra parte, quindi dal nostro territorio. È un momento importantissimo, speriamo di riuscire a portarlo in porto con il gruppo Fiere Bologna, perché senza un partner così importante, con il know-how che loro hanno, il percorso diventa molto molto più difficile. In questo le fiere si fanno con le relazioni, le fiere si fanno con il know-how fieristico, le fiere si fanno con la rete di fiere internazionali, perché questo veramente abbia un progetto di respiro ampissimo. Formalmente adesso quali sono i passi proprio nei confronti o con i partner romagnoli? Il prossimo passo è quello di formare, di costituire questa NewCo, la società con Fiere Bologna. Stiamo aspettando per le vicissitudini interne di Fiere Bologna che si sblocchi questo momento. Spero si costituisca il prima possibile questa NewCo. Appena si costituisce la NewCo dovremmo firmare il contratto già approvato dal Consiglio Generale della Fiera del Levante e iniziare a procedere operativamente dalla definizione del personale al calendario fieristico. Buon lavoro. Grazie. Ciao.